All'interno di Palazzo Trentini scopriamo uno degli altri tesori artistici che custodisce questo importante e antico palazzo. È la pala di Teofilo Polacco. Le caratteristiche ce le illustra Emanuela Rolandini, che è storica dell'arte e conservatrice presso il Museo del Castello del Buon Consiglio a Trento. Il dipinto raffigura la Madonna col bambino San Francesco d'Assisi e Simonino ed è stato dipinto da Martino Teofilo Polacco nel 1619. Proviene dalla Cappella del Simonino di Palazzo Salvadori, a pochi metri da qui in direzione del Castello del Buon Consiglio. E lì è rimasta fino al 1985, quando è stata acquistata dal Consiglio Provinciale. Solo dopo, in occasione del restauro, è emerso lo stemma della famiglia Trentini, che vediamo in basso a sinistra, ai piedi del palazzo in cui possiamo riconoscere Palazzo Salvadori, che ci è noto con il nome degli ultimi proprietari. Lo riconosciamo infatti dall'alternanza di pietra rossa trentina e intonaco chiaro che caratterizza questa bella architettura rinascimentale. Per capire meglio le occasioni di questa committenza e i motivi, dobbiamo fare un passo indietro ed è grazie agli studi di Michelangelo Lupo che sappiamo che la famiglia Trentini arriva in città da Arco nella seconda metà del Cinquecento. Da subito individuano la strategia giusta per farsi strada e infatti Francesco Trentini entra nelle grazie del principe vescovo Cristoforo Madruzzo, che gli assegna questo bel palazzo. Non è solo un luogo importante anche per la vicinanza al Castello del Buon Consiglio, ma è un luogo molto significativo nella storia della devozione cittadina. Prima della ristrutturazione settecentesca, in questo luogo aveva sede la sinagoga e secondo una tradizione smentita solo qualche decennio fa, qui sarebbe stato martirizzato il piccolo Simone con un cruento omicidio rituale di cui fu incolpata la comunità ebraica. Quindi si costruì subito una cappella in memoria del bambino e questo luogo fu sede di devozione. Proprio sotto i vescovi Madruzzo ci fu un nuovo impulso a questa devozione in età di controriforma. E quindi proprio per questo motivo non ci deve stupire se nella genealogia della famiglia Trentini i nomi di Francesco, cioè di colui che per primo era arrivato a Trento, e di Simone si ripetono con molta frequenza e sono proprio i loro santi protettori che vediamo su questa pala. San Francesco d'Assisi, che chiede alla Vergine di intercedere per il palazzo e quindi sostanzialmente per la famiglia, e il piccolo Simone che dona al bambino una ciotola con il sangue del suo martirio, alle sue spalle l'angelo che ci mostra gli strumenti del martirio, ma anche il vessillo crociato che è il simbolo della fede trionfante. Siamo nel 1619. Francesco Trentini e suo fratello Simone si alternano in ruoli politici importanti e quando scelgono un pittore per mettere in evidenza il loro prestigio e anche la loro devozione, scelgono Martin Teofilo Polacco, che era attivo da Trento da circa un ventennio, ma soprattutto era il pittore di corte del principe vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo. Proprio in quegli anni si stava occupando degli affreschi del santuario dell'Inviolata a Riva del Garda, il tempio della devozione madruziana. E quindi è chiaro che quando i fratelli Trentini scelgono lui per il loro atto di devozione, questo atto di devozione si estende all'autorità religiosa e politica del principe vescovo.